4 penalità! No, i pugni no! Un'altra penalità! Allontanati, indietro! Al centro! Al centro, ho detto! Via! Via! Lascia! Hai colpito con il pugno! No, col braccio! Un punto di penalità! Un punto di penalità! Servizio segreto. Stafford, via libera, Janet. Fallo passare.
Buongiorno, Dewey. Caro Stafford, prego, s'accomodi. Mi aspettavo di trovare Kinski. È in volo per Manila, lo sostituisco io. Beve qualcosa? No, grazie. Sigaretta? Grazie. In che cosa posso esserle utile? Sono qui per il caso Brand. Riguarda noi della polizia? Da oggi purtroppo riguarda il servizio segreto. Questa mattina il gran capo mi ha svegliato per darmi la lieta novella. È una faccenda estremamente spinosa. Ho qui la pratica. I migliori atleti di tutto il mondo spariti nel giro di 2 anni. 2 campioni di nuoto, 1 di scobolo, 5 campioni di pugilato, 2 di decathlon, 5 lottatori e con Joe Brand un totale di 20 atleti. Che cosa c'è sotto, secondo lei, Stafford? Ma l'unica cosa certa è che si tratta della più grossa gatta da pelare che mi sia mai capitata. Abbiamo pazientato abbastanza. Il servizio segreto deve intervenire con la massima celerità e con tutti i mezzi possibili. Queste sono le parole del gran capo. E mi ha suggerito un nome. Superargo. Superargo dipende dal nostro reparto. Potrei servirmi di lui in caso di bisogno? Attualmente è libero da impegni di servizio. Vuole vederlo? Ancora no. Vede, Dewey, confesso che non ho troppa fiducia in un agente segreto che si fa chiamare Superargo, che porta la maschera e che indossa quello strano costume rosso. A parte il costume, è un uomo di eccezionali qualità fisiche. Non solo, ma da qualche tempo, sotto la guida di un suo amico indiano, un certo Kamir, ha affinato le sue qualità psichiche ottenendo risultati veramente sorprendenti. Sì, le solite pratiche di fakirismo orientale. Le conosco bene. No, no, è diverso. Le vorrei mostrare qualcosa che forse le farà cambiare idea su Superargo. Signorina, la documentazione di Superargo, per favore. La prego, si accomodi. Dewey, fallo entrare. Buongiorno. Buongiorno, signore. Buongiorno. Il mio amico vi aspetta. Come ci aspetta? Sapeva del nostro arrivo? Superargo ha sentito la vostra presenza. Prego. Scusa il disturbo, ma il signor Stafford, tu conosci il capo del servizio segreto, vero? Spero di non avere interrotto qualche pratica di stregoneria. È proprio così, invece. Ma lo stregone ha già perdonato. Grazie. Il signor Stafford voleva conoscerti. Si tratterebbe di... So già tutto. Perbacco, allora lei legge anche nel pensiero. Qualche volta. Specialmente se è scritto su un libro aperto come il suo. Non si tratta di stregoneria, ma di una scienza. Una scienza vecchia di migliaia di anni. Ma gli increduli hanno bisogno di bruciarsi la mano per convincersi che il fuoco scotta. Non siete convinto, vero? Perdonate allora. Osservate questo vaso. Non mi intendo di anticaglie io. Si tratta di un vaso autentico, ma non vi chiedo di apprezzarlo. Vi chiedo solo di constatare che è in perfetto stato. Sì, lo vedo. Grazie, signore. Peccato doverlo sacrificare, ma ne vale la pena. Ed ora osservate come il mio allievo ha già superato il maestro. Bene, signor Stafford? Evidentemente si tratta di illusionismo. Di energia psichica, signore. Tutti gli uomini ne possiedono, ma solo pochi riescono a concentrarla dinamicamente.
Super Argo può riuscirci meglio di chiunque altro. Lasciamo perdere, Camir. Veniamo al punto. Qualcuno molto in alto mi ha suggerito di affidarle una missione di grande importanza. Scoprire chi sono i rapitori di Joe Brand e degli altri campioni scomparsi. Esattamente. L'amico Dewey è d'accordo di trasferirla temporaneamente alle mie dipendenze. Lei cosa ne pensa? Niente in contrario. Sempre che lei accetti le mie condizioni. Le sue condizioni? Non capisco. Ecco, Super Argo non è un semplice agente. Ha con noi un contratto di libera collaborazione. Bene, ascoltiamo queste condizioni. Anzitutto desidero piena libertà di iniziativa. In secondo luogo... Basta così, superuomo. È inutile sprecare altro fiato. Per sua norma sono io il capo del servizio segreto. Come non detto, Dewey, provvederò diversamente. Arrivederci, signori. Chiedo scusa, signor Presidente, non potevamo assolutamente prevedere che... D'accordo, ho mancato. Non accadrà più, mi creda. Super Argo? Certo, certo, è qui, di fronte a me. Ma è chiaro, avrà piena libertà d'azione. Tutta l'organizzazione sarà a sua disposizione. Agli ordini, signor Presidente. Ha sentito? Sono nelle sue mani. Faccia quello che vuole e come vuole, ma mi liberi da questo incubo che non mi fa dormire. Chi sono questi giganti senza volto? Da dove vengono? Chi li comanda? A lei le risposte. Ha già qualche idea? Sì. Ma non so ancora quale sia quella giusta. Ho svolto qualche indagine preliminare. Il mio primo passo lo farò con la collaborazione di una ragazza che ha chiesto la mia protezione. Chi è? La sorella di Joe Brand, una campionessa di nuoto.
Come ricorderà, i giganti volevano rapire anche lei. E penso che ritenteranno il colpo. Ma questa volta ci sarò io. Si finga assonnata. Claire Brand, chi parla? Pronto? Pronto? Hanno riattaccato. Bene, forse ci siamo. Credi che verranno? Lo spero. Paura? No, solo un po' emozionata. Non posso darle torto. Mi sto servendo di lei come di un'esca. Ma non ho altro mezzo per catturare uno di quei mostri. Significa liberare suo fratello. Capisco. Lei si sta chiedendo perché indosso questo costume e questa maschera? Non ho aperto bocca. Ma è a questo che sta pensando. Non ho nessuna difficoltà a risponderle. Era il mio costume quando combattevo sul ring. Mi ha sempre portato fortuna. Ecco tutto. Ma ora vada a riposare. No, non chiuderei occhio. Vado a preparare del tè. Ah, una buona idea. Lo prenderò volentieri. Ferma! Presto. Si chiuda nella sua stanza e spranghi la porta. No, resto con lei. Faccia come le dico. Presto. Passo. Qui il Super Argo. Mettetemi subito in contatto con Stafford. Il capo, ma sa che ora è? Le 4, amico. Se Stafford dorme, buttatelo dal letto. È urgente, capito? Va bene. Che diavolo succede? Brutta notizia, Stafford. Claire è stata rapita. Sono riusciti a batterla, Super Argo? Sì, devo ammetterlo. Ma ne parleremo a casa di Claire. Vada subito là. Ci ho lasciato stecchito uno di quei mostri. Faccia avvertire Camille, voglio vederlo. Vi raggiungerò a casa di Claire.
Dove l'avete portato? Chi? Il gigante che avevo colpito. Quando siamo arrivati non c'era nessuno. Eppure l'ho lasciato qui, inchiodato a questa porta. Guardate, c'è ancora il segno della lancia. Quando ho lasciato questa casa, qui c'era uno di quei mostri. Ho visto questa punta trapassargli il cuore. Ma come, qui non c'è traccia di sangue. No, non soffro di allucinazioni, se è questo che lei pensa. Il gigante che ho colpito l'ho visto morire, ne sono sicuro. Vorrei tanto crederle, ma come spiega che non ci sia una sola goccia di sangue sulla punta della lancia, né sulla porta e neanche in terra? Le darò la risposta quando avrò preso uno di quei mostri. Ma non è questo che importa ora. Claire era sotto la mia protezione. Devo ritrovarla. Non sarà facile, visto che siamo ancora al punto di partenza. L'idea mi sembra buona. Hai indovinato? No, ho letto semplicemente nel tuo pensiero. Approvo la tua idea. Stafford, ho deciso di tornare a combattere sul ring. Non capisco. Devo pensare che intende darsi per vinto? Al contrario. Ma domani tutta la stampa deve parlare di me. Voglio un grande battage pubblicitario. Super Argo torna a combattere sul ring. Stafford, ci pensi lei, mi combini subito un incontro. Il ritorno di Super Argo sul ring ha luogo in una delirante atmosfera d'entusiasmo. Il più grande lottatore di tutti i tempi darà sicuramente un grande spettacolo. Super Argo è al suo angolo, tranquillo, con il volto disteso, come se assaporasse già il suo trionfo. Fra qualche minuto sarà tutto finito, aspettami fuori. Thank you.
vinto, vinto. Insuperabile. Bravo, bravo, bravo. Sempre così. Vinto, bravo. Vinto, meraviglioso. Bravo. Questa volta non mi sfuggiranno. Presto, volta a destra. I furgoni sono scomparsi. Sono certo che sono nascosti qui nel bosco. Scendiamo. Tu va da quella parte. Io da questa. Teniamoci in contatto. Bene. Pronto, Camille. Mi senti? Novità? Nessuna. È soltanto una notte meravigliosa. Che potrebbe trasformarsi in un inferno. Non preoccuparti, sto tenendo gli occhi bene aperti. E le orecchie ben tese. Mi senti? Pronto, pronto. Ah!
Rispondi. Camir, dove sei? Pronto? Sì, ora ti sento, Super Argo, li ho visti. Non ti muovere, vengo da te. È inutile, sono spariti. Ma ho scoperto qualcosa di molto importante. Torna indietro, ci vediamo alla macchina. Allora erano segnali elettronici variamente alternati. Esatto, una trasmissione tipo Morse. La loro interferenza ci impediva il contatto. Anche i giganti sentivano quei segnali. È chiaro che si trattava di ordini ben precisi. Qualcuno li impartiva chissà da dove. Questo conferma la mia ipotesi. Quei giganti non sono altro che gli atleti rapiti. Naturalmente condizionati a muoversi e ad agire come automi. Da qualcuno che si nasconde in questo angolo sperduto. La prego di scusarmi. Si perdona tutto a un uomo come lei. Mi conosce? Beh, i giornali arrivano anche qua giù. Il famoso Super Argo, ho letto le sue gesta contro Diabolicus. E mi hanno riempito di ammirazione. Allora accetterà più volentieri la mia compagnia. Questa strada è pericolosa. Non mi dirà che Super Argo crede ai lupi mannari. E perché no? Tutti abbiamo creduto nelle favole. Stupide superstizioni. Faccio questa strada tutte le sere. Io abito in quel maniero. Lo credeva un vecchio castello abbandonato? Già, lo era quando mio marito lo comprò. Prima di morire fece restaurare l'ala destra. Sono Gloria Devon. Grazie della sua gentilezza, spero di incontrarla ancora. Ci conti. Hai sentito? Stupide superstizioni. Forse sei stato vittima di un'allucinazione. Può darsi, ma sai, a volte l'immaginazione può essere più vera della realtà. Infatti. Indovina chi voleva offrirmi compagnia e protezione. Lo so, Super Argo. Ho seguito tutto sul video. Sii prudente, Wand. Devono prenderlo vivo. Camille!
Salta in macchina. È fantastico. Sì, è un atleta formidabile. L'avevo sottovalutato. Questo è morto veramente. Ecco la prova per Stafford. Maledizione. Ne hanno preso uno. Non me ne ero accorto. Non sarà facile prendere Superargo. È un uomo molto pericoloso. Abbiamo ancora Claire Brand. Useremo lei come pedina. Forbici. Niente sangue, naturalmente. Una vita del tutto artificiale. Della linfa al posto del sangue. È un residuo di energia, ma il meccanismo è distrutto. Si tratta, con tutta probabilità, di un sistema di condizionamento dei centri nervosi predisposti per la ricezione di impulsi elettromagnetici trasmessi a distanza. Copritelo. Questo cadavere è una vera assurdità anatomica. Meglio sarebbe parlare di una macchina. È la cosa più mostruosa che io abbia mai visto. Ricordo che molti anni fa si fece un gran parlare di certi studi condotti da uno scienziato. Sì, mi ricordo di un caso analogo. È vero. Era uno scienziato che seguiva degli esperimenti su dei disgraziati provocandone la morte. Tentava la sostituzione di organi interni, come rene, fegato, cuore, con apparecchi da lui stesso costruiti. Fu condannato e rinchiuso in un manicomio criminale dove credo si trovi tuttora. Si chiamava Pressinski. Era di origine polacca. È necessario rintracciarlo, Camir. Grazie, dottore. Prego. Come vi dicevo, Arthur Pressinski è ormai una larva d'uomo. Da mesi si rifiuta di mangiare e siamo costretti ad alimentarlo artificialmente. Vorrei fargli qualche domanda. Prego, faccia pure. Ma non si aspetti delle risposte sensate da quell'uomo. Chi siete? Che cosa volete? Professore, vorrei farle delle domande. Cosa volete da me? Andate via. Calmo. Nessuno vuole farle del male. Siamo suoi amici. Non è vero. Non ho amici io. Tutti mi odiano, lo so. Lasciatemi solo. Voglio morire. Ma lei deve vivere, invece. La scienza si attende ancora molto da lei. No! Voglio restare solo. Calma. I miei appunti, dove sono? Calma. Chi li ha presi? Bisogna bruciarli, capite? Bruciarli! Dov'è Gloria? Chiamatela! Gloria!
Gloria! Basta, lo lasci. Gloria! Gloria! Calma, Sof. Professore, chi è questa Gloria? La figlia. Credo viva in Polonia, ma non se n'è saputo più niente da subito dopo il processo. Mi dica, professore, secondo lei quali erano le reali condizioni di Pressinsky? Come le ho già detto, totale infermità di mente. I rapporti clinici e le perizie concordarono pienamente e del resto questa fu l'opinione del famoso professor Wong. Del professor Wong? Sì. Era lui che dirigeva questo nosocomio nel periodo appunto in cui Pressinsky vi fu internato. Ora credo diriga una clinica nella regione del Var. Beh, noi non abbiamo più niente da fare qui. È tutto chiaro. Grazie, dottore. Prego. Ci scusi il disturbo. Oh, non c'è di che e buongiorno. Buongiorno. Procedi. Basta così. Battito cardiaco regolare. Ottanta pulsazioni. Come ti senti, Claire? Mi sento serena, felice. È quello che desidero. Lo sai, vero? Sì. Hai fiducia in me? Sì. Qualcuno vuole farti del male. E vuole farne anche a tuo fratello. Tu mi senti, Claire? Sì. Il suo nome è Superarco. L'uomo dalla maschera. Te lo ricordi? Sì. È Superarco che vuole uccidere tuo fratello Joe. Rammentalo. Rammentalo, Clara. Vuole uccidere tuo fratello. Vuole uccidere. Pressinsky è meno pazzo di quanto si creda. È un uomo sconvolto dalla paura e dal rimorso. Ha parlato di appunti trafugati. Si tratterà delle sue ricerche scientifiche. Di cui qualcuno si è servito per trasformare magnifici atleti in mostruosi automi. Esatto. E questo qualcuno non può essere che un altro scienziato. Geniale anche lui, ma in senso diabolico. Se lei pensa al professor Wond, le dico subito che è un'idea assurda. È membro di varie accademie, un vero luminare della scienza. Eppure Wond è stato il primo ad avere stretti rapporti con Pressinsky. E ha una clinica nella regione del Var, proprio dove si annidano giganti senza volto. Tutte queste possono essere semplicemente delle coincidenze. Sì, ma ce n'è un'altra di coincidenza. La figlia di Pressinsky si chiama Gloria e ho scoperto che Gloria è anche il nome dell'assistente di Wond. E questa assistente non è altri che Gloria Devon, la castellana del Var. Quindi Gloria Devon e Gloria Pressinsky potrebbero essere la stessa persona. Ammetto che le coincidenze, in effetti, siano troppe per non apparire sospette. Lei pensa che... Sì, una visita alla clinica di Wond chiarirà i nostri dubbi. Farò volentieri quattro chiacchiere con il professore. Ci andrò prima di sera. Ah, dimenticavo, mi serve una macchina corazzata di questo tipo. Bene, la nostra officina specializzata riuscirà ad approntargliela in 24 ore. Le occorre nient'altro? Per adesso no, grazie. Buona fortuna. È soltanto svenuta.
Portiamo le macchine. Perché sono qui? Che è successo? Claire, come ti senti? Ti abbiamo trovata svenuta in mezzo al bosco. Che cos'è accaduto? Cerca di ricordare. Non so. È tutto buio. Ricordo solo delle ombre bianche. Forse erano dei medici. Non so. Ho sonno. Lasciatemi dormire. Domani starà meglio. La casa è circondata dalla polizia. Ma mi sentirei più tranquillo se restassimo qui anche noi. Forse hai ragione. Mettiamoci lì. Che è successo? Mi ha colpito in pieno petto, ma la maglia ha resistito. Povera Claire, ha agito in stato di ipnosi. Portiamola in città. Ha bisogno di essere curata subito. Non si riprenderà tanto presto, temo. Che gliene pare? Un buon lavoro. Ah, ho notizie di Claire. I medici sono certi che la ragazza sia stata sottoposta ad un lavaggio del cervello e condizionata psichicamente. Ma sono sicuro che si riprenderà molto presto. Ha una fibra eccezionale. Ne sono contento. E di Presinski? Ho fatto disporre per il suo trasferimento. Si aspetta solo il suo arrivo. È sempre deciso a farlo? Se le cose stanno come penso, Presinski in mano nostra rappresenta una carta molto importante. Vedremo come reagirà l'esimio dottor Wond. Attento a come si muove. Wond è una grossa personalità. Non vorrei far nascere qualche scandalo. Lei non c'entra. Io agisco da solo e di mia iniziativa, lo ricordi? Entro domani qualcosa deve succedere, vedrà. Bene, le faccio preparare subito la macchina. Arrivederci. Io vado. Tu tieni pronto a registrare tutto. D'accordo. Thank you.
Il nuovo catalizzatore si comporta molto bene. La reazione procede regolarmente. Fammi vedere. Meraviglioso. Questa è la chiave dei nostri futuri successi. Per questa sera basta, mia cara. Perdoni, professor Wond, ma io ho la cattiva abitudine di arrivare sempre quando uno meno se l'aspetta. È naturale. Un personaggio come lei non può fare anticamera. Per questo a volte entro dalle finestre. Attento, potrebbe trovarsi sulla traiettoria di una pallottola. Tutto qui? Sono abituato a ben altro. Lei dovrebbe saperne qualcosa. Davvero? Vuol dirmi a che cosa debbo l'onore di questa visita, diciamo così, poco conformista? Ho bisogno di alcune informazioni. Lei conosce il famoso professore Arthur Pressinsky? Sì. L'ho curato per circa 3 anni. È stato una mente geniale, finché non ha perso l'uso della ragione. Purtroppo, fra il genio e la follia, non c'è che un passo. Gli esperimenti di Pressinsky causarono la morte di parecchie persone. Furono giudicati per quello che erano, una mostruosità criminale. Forse lei è di diversa parere, professor Wond? Se i suoi esperimenti fossero riusciti, Pressinsky sarebbe stato considerato il più grande genio di tutti i tempi. È probabile, tanto che qualcuno sta proseguendo i suoi studi con risultati abbastanza positivi. Lei non ne sa niente, per caso? No, ma la cosa non mi stupisce. Nessuno riuscirà mai a fermare il progresso. Pressinsky afferma che i suoi appunti sono stati rubati. Non sa nemmeno questo? Il professor Pressinsky è stato sempre un soggetto psicopatico e prima di perdere la ragione bruciò tutti i suoi appunti. I suoi medici sono convinti di poterlo guarire. Sciocchezze. Se lei è suo amico, sarà lieto di sapere che è stato predisposto il trasferimento di Pressinsky in un centro di studi e siamo certi che potrà fare delle rivelazioni di grande importanza. Ve lo auguro. Ora, se non ha altre domande, mi permetta di accompagnarla alla porta. Sì, ho ancora una domanda. Esiste una figlia di Pressinsky di nome Gloria. La conosci? Certo. Gloria Devon è la mia assistente. Strano. Molto strano. E ancora più strano è che una figlia non abbia mai voluto rivedere suo padre. Anzi, io direi che è normalissimo. Dopo il clamoroso processo, il nome di Pressinsky era per lei una macchia da cancellare. Tutto chiaro, professore. Grazie. Con permesso. Data la situazione, è ora di finirla con le tue esitazioni. Mio padre deve essere liberato, immediatamente. Calmati, Gloria, e ragioniamo. Prima di tutto devo sistemare Super Argo. Con lui ancora vivo, ogni nostra azione può essere estremamente pericolosa. Cerca di capirlo, cara. Gloria, abbi fiducia in me. Tu sai quanto ti amo. Io ho fiducia in te, ma dobbiamo fare qualcosa per mio padre. Sarà rischioso, ma se questo è quello che desideri, libererò tuo padre. Coraggio, Camille. Il sipario si sta alzando sull'ultimo atto.
Tu resta in macchina. L'unica arma efficace contro quei mostri invulnerabili in ogni parte del corpo, tranne che nei loro cuori artificiali. Una scarica elettrica li fa saltare. Credo che ne faremo buon uso questa notte. I miei sospetti erano giustificati. Attraverso queste telecamere Wond ci spia e può guidare i suoi automi. Ce ne devono essere altre tutte intorno al castello. Se è così sarà impossibile passare inosservati. Ricordati però che abbiamo anche noi un mezzo per vedere quello che fa Wond. Cadere spontaneamente in trappola. Ulm, Ulm, procedi con il piano numero uno. Piano numero uno, sì. Sono troppo confuse. Non riesco a distinguere. Prova ancora. Aumenta la concentrazione.
Non possiamo restare ciechi mentre Wanda ci vede. Vedi ora? Sì. Una sala. Uno strano apparecchio. Wanda. Gloria. C'è un gran movimento. Gloria e Wanda sono accanto alla macchina. È un apparecchio che agisce sui giganti. Per mezzo di esso Wanda li guida. E poi cosa vedi? Non perdere la concentrazione. Eccoli, stanno venendo. Laggiù, eccoli. Attenzione, Camille, non sarà facile. Bisogna agire d'astuzia. Meglio dividerci. Camille!
Questa volta non sei entrato dalla finestra. È vero, ma è anche vero che sono qui. Ed è esattamente quello che volevo. Non credevo che il suicidio fosse la tua aspirazione. Quello che mi meraviglia è che, potendo leggere il pensiero, tu non sia stato capace di prevedere quello che il destino ti ha riservato. E lei riesce a prevedere quale sarà il suo? È inutile giocare con le parole adesso. Dove è stato condotto mio padre? In un luogo segreto, talmente segreto che neppure io lo conosco. Se ti piace tanto scherzare col fuoco, noi potremmo bruciarti. Ne siete sicuri? Evidentemente il nostro ospite ignora i risultati delle mie ricerche. E vedendo, aprirà finalmente gli occhi. E ti assicuro che non è un gioco di parole. Holm! Queste celle sono stati messi i nostri ultimi acquisti. 14 magnifici atleti. Prima dell'intervento chirurgico subiranno una serie di trattamenti. Pressinski proprio nella fase iniziale fa lì. Vieni a vedere. Questi uomini sono immersi nel DHL, un gas che li rende completamente insensibili al dolore. Questa loro insensibilità è necessaria per garantire la riuscita dell'operazione. È una cosa mostruosa e mi domando a che scopo. Per creare l'uomo del futuro. Amalgamare uomo e macchina in uno strumento perfetto, capace di grandi imprese. Ma incapace di intendere e di volere. Per questo abbiamo selezionato un gruppo di scienziati. È una cosa che accade già al di fuori dei miei laboratori, se pensi ai condizionamenti cui vengono sottoposti gli astronauti prima di essere lanciati nello spazio. Diventano macchine. Meglio ancora, parti di un meccanismo che noi scienziati utilizziamo a nostro piacimento. Professor Wond, fino ad ora pensavo che lei fosse soltanto un criminale. Ora so che è anche un pazzo. Gloria, forse in lei c'è ancora un barlume di coscienza. Le restituirò suo padre a una condizione. Nessuna condizione. Lascialo parlare. Continua. Liberate gli uomini che sono in quelle celle e che possono ancora essere salvati. E lei riavrà suo padre. Ma è una proposta assurda. È pazzesco. Gloria, non possiamo accettarlo, capisci? Sarebbe la fine di tutti i nostri studi. Anni di sacrifici e di lotta. Sì, hai ragione, Wond. Alla sala operazioni. Stai chiedendo cosa fanno i miei automi? È semplice. Si ricaricano di nuova energia. Quella campana elettromagnetica rigenera il flusso vitale che essi hanno al posto del sangue. Non hanno bisogno di altro per vivere. Vieni a vedere. È un lavoro di riparazione molto delicato. Ma i miei assistenti lo compiono con eccezionale perizia. Molti automi sono stati rimessi a nuovo dopo gli scontri sostenuti con te. Tranne quelli fulminati dalle scariche elettriche. Esatto. Quelli sono perduti. Un danno molto grave. Ma abbiamo ancora dell'eccellente materiale di riserva. Tu, per esempio, se ti ostini a intralciare i nostri progetti, subirai la sorte degli altri. Saresti un meraviglioso esemplare. Immagina una creatura senza passioni, con un cuore artificiale. Potresti vivere alimentato da cariche elettromagnetiche per secoli. Liberi i prigionieri. E io, in cambio, sarò più ragionevole. Questo è impossibile. Allora vedrai le cose nella giusta prospettiva. Holm, alla tortura.
Questa sala è rimasta com'era 500 anni fa. Come vedi, nel campo della tortura, la fantasia e la raffinatezza degli antichi non è stata ancora superata. Posso dimostrarle che cosa può fare un uomo con le sole forze dello spirito. Non hai che l'imbarazzo della scelta. Posso consigliarti la famosa Vergine di Norimberga, per esempio. Il suo caldo abbraccio lascia un segno indelebile. Ti prego di riflettere prima che sia troppo tardi. Non faccio altro da quando sono qui. L'idea di Wonder mi piace. Sarà una lezione anche per lei. Chiudi, Ulm. Aprila. Solo lo spirito può darci quella perfezione che le mostruose creature ideate da suo padre e realizzate da Wond non potranno mai raggiungere. Voi restate qui. Al più piccolo gesto sparate la testa. Gloria. Non capisco il tuo modo di agire. Ma cosa ti prende? Parla, insomma. Ma quell'uomo è invincibile. Sciocchezze. È in mano nostra. Lo credi davvero? O non è lui a tenerci in pugno? No, posso ucciderlo quando voglio. E lo farò subito. E se non riuscissi? Lo vedrai. La testa sul ceppo. Kane, la scure. Uccidilo, uccidilo! Uccidilo, ti dico! Holm! Uccidilo! 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 Non capisci che la tua fine è segnata. Sii ragionevole, avrai salva la vita. A che servirà se dovrò a lei la mia vita? Non deve morire. Riportate quest'uomo nella cella. Fate quel che ho detto. Sapevo che avrebbe ascoltato la voce della sua coscienza. Cerca di capire, Wond. Non potevo lasciarlo morire. Quell'uomo è riuscito a insinuare nel mio animo un atroce dubbio. Che quello che facciamo sia qualcosa di insensato, di mostruoso. Con la forza dell'ipnosi, la sua volontà ha dominato la tua. È possibile. Ma io devo essere certa. Ho bisogno di sapere se i nostri ideali scientifici sono giusti. Non sopporterei di vivere nella stessa angoscia che ha tormentato mio padre. E va bene, vivrà. Ma un giorno mi darai ragione. Forse potrei riuscire a guadagnarlo alla nostra causa. Io ne dubito, ma non ti ostacolerò. È stato un giorno faticoso. Devi riposarti. Andiamo.
Ho solo bisogno di riflettere. Sono preoccupata per mio padre. Ho esaminato la cella centimetro per centimetro. Impossibile uscire da qui dentro. A meno che qualcuno non venga a liberarci. È su questo che conto. Gloria Devon non è più nostra nemica. Temo che abbiate ragione, ma non fatevi illusioni. Nessuno vi salverà. Tra pochi secondi la vostra cella sarà invasa dal gas di HL con aggiunta di cianuro. Addio, Super Argo. La partita è chiusa. Guarda, Camir. Il gas stenta a salire. Deve essere più pesante dell'aria. Tutto dipende dalla quantità che Wond ne metterà nella cella. Ad un certo livello dovrebbe fermarsi. Forse 2 metri, 2 metri e mezzo. Credi che riusciremo a salvarci? Sì, forse sì. Devo riposare. Dove vai? Voglio parlare con Super Argo. Ti interessa un po' troppo a quel pagliaccio. Ma non credo che sia più in grado di apprezzare il tuo interessamento. Che cosa vuoi dire? Dimenticati di quell'uomo. Lasciami stare. Non ti consiglio di andare a trovarlo. Ho riempito la sua cella di DHL e cianuro. È proprio vero che sei un pazzo. È morto. Sapevo che sarebbe venuta. Quale diabolico trucco avete inventato? Nessun trucco. Avrà certo sentito parlare di un fenomeno medianico per cui i corpi possono diventare più leggeri dell'aria. Si chiama levitazione. È ciò che abbiamo praticato io e il mio compagno. Guardi queste catene. Non c'è forza muscolare che possa spezzarle. L'uomo del futuro è l'uomo di sempre, integro nella sua infinita forza spirituale. Forse ora riesce a rendersi conto in quale baratro di abiezione la falsa scienza di Wond e di suo padre l'avevano gettata. No, arresti. Se esce di qui, Wond la ucciderà. Su, guardi. Deve convincersi da sé. Lo vede.
che sono vivo. Eccolo, sta venendo. Aspetti, non si muova. Venite con me. Avanti. Controlla il canale numero 2. Non ho rimpianti. La mia vita era già perduta. Vieni, liberiamo i prigionieri. Ascoltate bene quello che vi dico. Ora siete liberi, ma per uscire di qua dobbiamo ancora combattere. Andiamo! Fermi! Arrivano! Di qua! Se vogliamo sopravvivere sotto, amici, e colpiteli al cuore! Oh,
Fermatevi! Fuori! Andiamo! Voi altri di là! Di Wonder, sei arrivato ormai. È qui che devi morire. Degna di Wonder. Andiamo. Buongiorno, signorina. Come va? Meglio, grazie. Mi ha cercato nessuno? No, signorina. Soltanto io.